E benvenuti alla 132esima puntata di Focus Periferie. Questa volta vi porteremo nelle scuole superiori, quindi nelle scuole secondarie di secondo grado, in periferia, non scuole di periferia, ma le scuole che vivono nella periferia. Insieme a chi? A Rossana Di Gennaro, dirigente scolastico presso l'Ipseo a Carlo Porta. Benvenuta. E Fabio Gallarati, storico insegnante e professore dell'Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari a Monza. Benvenuti. Entriamo subito nel vivo perché abbiamo un sacco di temi da toccare, urgenti, non solo per i fatti di cronaca di questi giorni, no, proprio perché noi di Milano Olio siamo sempre molto vicini al tema scuola, istruzione, perché è lì che si formano le nuove generazioni e non è così tanto banale come sembra, anche perché queste due scuole superiori fanno parte delle ben 176 scuole, quindi 176 istituti che si trovano nel comune di Milano, quindi solo comune di Milano per oggi lasciamo fuori la città metropolitana. 87 di loro, quindi il 49,43%, sono sovvenzionate dallo Stato, le cosiddette scuole pubbliche, e 89 invece, quindi il 50,57%, sono paritarie. Oggi parleremo di questi due istituti con un concetto nuovo e rinnovato di eccellenza, che se vogliamo definirla un'eccellenza un po' partecipativa, e quindi direi che partiamo con galanteria, quindi dal Rossana, a parlare di che cosa fate, ma molto velocemente perché in realtà noi vi conosciamo già, abbiamo già avuto ospiti, ma soprattutto quale progetto assolutamente innovativo e utile, visto che noi facciamo informazione utile, state attivando per uscire dalle mura scolastiche. Cioè qua non parliamo solo di didattica ed educazione, ma di una attenzione agli studenti anche dopo il loro percorso di istruzione, proprio per creare un legame diretto e funzionale con il mondo del lavoro. Va bene, allora grazie intanto dell'invito e di averci concesso questo spazio per presentare le nostre attività, anche molto innovative, che ci piace insomma comunicare al territorio, essenzialmente al territorio. Allora, l'Istituto Alberghiero Carlo Porta, nel corso di 40 anni, grazie alla grande passione di chi ha lavorato per questi decenni, si è conquistato, o almeno non soltanto a Milano, ma anche nella regione Lombardia, io oserei dire anche a livello nazionale, la nomea del percorso alberghiero di eccellenza. E in questi ultimi anni ci siamo resi conto che il settore dell'ospitalità e della ristorazione sono in continua evoluzione e quindi necessitano di figure professionali sempre più preparate, sempre più qualificate, e questa è la ragione per cui abbiamo pensato di verticalizzare un po' la nostra offerta formativa e andare anche oltre il diploma. Come andare oltre il diploma? Cogliendo un po' l'occasione offerta anche dal PNRR di avviare questi corsi ITS, ovvero istituti tecnici superiori. E l'idea non soltanto dei docenti, ma anche di tutto il mondo delle imprese, di tutti gli enti di formazione, delle associazioni professionali che tradizionalmente lavorano con il Carlo Porta, si è pensato di proporre due corsi intorno alle figure dell'ospitalità e della sala, che sono le figure attualmente più in sofferenza, perché difficilmente si trovano ragazzi disposti a dedicare la propria vita e sacrificarsi, anche perché è un lavoro di sacrificio in questo settore, e quindi diciamo le aziende risentono molto della mancanza di questi ruoli. C'era anche il fatto che dopo i 35-40 anni, sì, in realtà soprattutto la carriera di sala è una carriera con una vita molto breve, e intorno ai 35-40 anni in genere bisogna cambiare lavoro, un po' perché si tratta di un lavoro abbastanza pesante, usurante, un po' perché nella sala, in genere proprio nel servizio di sala, vengono preferite magari delle figure più giovani e più dinamiche. Questo vuol dire che chi ha lavorato in sala deve comunque riciclarsi, quindi la nostra idea di partenza è quella non di immettere immediatamente sul mondo del lavoro dei ragazzi con una professionalità base o intermedia, ma dargli sin da subito degli strumenti intanto per svolgere questo lavoro nel modo più qualificato possibile, quindi nei ristoranti stellati con i quali tradizionalmente collaboriamo, in hotel di prestigio, dargli però anche la possibilità di evolvere nella carriera, e quindi degli strumenti anche di carattere manageriale, ma anche tecnico-professionale avanzato, che loro possono continuare a coltivare all'interno
all'inizio della loro carriera e che poi diventano le basi per sviluppare una carriera di tipo manageriale o addirittura come autoimprenditorialità, quindi aprire una propria impresa. Diciamo bene come, adesso stanno passando anche le immagini, ma diciamo bene come si chiama il progetto, quando parte, dove si trovano le informazioni. Allora, si tratta di corsi TS realizzati dal Carlo Porta in collaborazione con la Fondazione Minoprio e in collaborazione con una amplissima rete di associazioni professionali del territorio, a partire da Solidus, a partire dall'associazione Le Soste, che raccoglie tantissimi ristoranti stellati italiani a livello nazionale, in collaborazione con Relais Chateau, che comprende alberghi di lusso, ovviamente, alberghi non soltanto sul territorio nazionale, ma in territori anche esteri, quindi nel resto dell'Europa, e grandi catene alberghiere come Un Hotel, Star Hotel, Le Dune Resort, quindi insomma diciamo realtà di nome, di grande nome e prestigio. Si trova sul sito del Carlo Porta? Tutto? Sì, sul sito, sull'homepage del Carlo Porta, nella sezione ITS Academy, trovate la brochure con la presentazione delle figure, ripeto, delle figure innovative, Food and Beverage Management, che secondo insomma le ultime statistiche è una delle figure più ricercate e meno trovate sul mercato del lavoro. Quindi diciamo, sì, quindi diciamo che anche coprire un vuoto. Certo, il 100% dei giovani che affrontano ovviamente con profitto questo tipo di percorsi, questo tipo di studi, trovano immediatamente lavoro. Basti pensare che le aziende che hanno aderito alla nostra rete e hanno aderito con l'espressa volontà di accogliere non soltanto i tirocinanti ma anche di fare dei contratti di lavoro, sono già in attesa di queste figure, e quindi loro hanno aderito, hanno firmato con noi una lettera di manifestazione di interesse a luglio e già sono in trepidante attesa, sì, di questi ragazzi. Ci chiamano per capire quando questi ragazzi arriveranno. Quindi, se questo corso viene affrontato col giusto impegno e con profitto, l'inserimento lavorativo è assicurato. L'onere per le famiglie, invece, da un punto di vista economico? Questa è una cosa molto interessante, perché ecco, una scuola è una cosa molto bella, una scuola che si trova in periferia, diciamo una scuola statale, riesce ad offrire praticamente a costo zero, perché il costo è coperto interamente da Regione Lombardia. Noi chiediamo soltanto un contributo di iscrizione di 500 euro che va a coprire i costi di segreteria e degli spostamenti, perché parte integrante del corso è visita e lavoro nelle aziende, torrefazioni, caseifici, salumifici, cantine, dove i ragazzi poi possono sperimentare in concreto la filiera agroalimentare. Quindi con 500 euro abbiamo il corso di qualità e di valore assimilabile a quei corsi che nel privato costano anche 12.000-15.000 euro l'anno, per cui è un'opportunità che il Carlo Porta, Fondazione Minoprio e la Regione Lombardia soprattutto offrono ai giovani che desiderano appunto raggiungere questo livello superiore, perché si tratta di un titolo di studio che va al di sopra del diploma della scuola secondaria di secondo grado, e a metà strada tra il diploma e la laurea, e quindi c'è un'opportunità favolosa. Considerato che l'esito è proprio quello dell'inserimento lavorativo in grandissime aziende. In un momento in cui c'era assolutamente bisogno, tutto quello che abbiamo appena ascoltato è frutto di un impegno che porta a definire il Carlo Porta un istituto di eccellenza. Ma su questo punto dell'eccellenza, di cui spesso noi noi giornalisti tantissimo ci riempiamo la bocca, io ho questa sera ricevuto una lezione molto interessante dal professor Gallarati, a cui chiedo anzitutto di ripresentarsi, perché in realtà siamo amici, noi abbiamo avuto anche spesso e continueremo ad avere ragazzi per l'alternanza scuola-lavoro che arrivano dal tuo istituto, dal suo istituto. Non ci diamo del tu fuori, del lei davanti alle telecamere, e che hanno arricchito insomma il lavoro di Milano News sicuramente con una formazione da parte nostra, ma quindi ci dica un po' cosa fate, ma poi perché quando si parla di eccellenza bisogna davvero ragionare in termini di periferia intesa come quartiere, come scuola che può vivere solo se è legata al territorio in cui vive, solo se c'è davvero una presenza, un lavoro da parte dell'ente pubblico che va insomma a mettersi a fianco di tutta quella che è la passione e la buona volontà che abbiamo visto testimoniare oggi dal Carlo Porta. La scuola pubblica difficilmente, soprattutto per le scuole professionali, no? Le scuole ad alto indirizzo professionale difficilmente riescono a perseguire le innovazioni tecnologiche o
stare dietro a ciò che è lo sviluppo del flusso di lavoro nelle aziende, per cui inevitabilmente deve avere uno stretto contatto con il mondo del lavoro, anche perché serve esso stesso come orientamento dello studente verso le proprie scelte, no? Il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, insieme agli altri ministeri europei, ha stretto un patto bellissimo, che è quello di aderire agli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare per lo sviluppo dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, cioè il PCTO ex alternanza, dove sostanzialmente ci si impegna a invitare lo studente a orientare se stesso e riorientare se stesso per a sempre migliorare la propria professionalità e quindi per sviluppare il proprio apprendimento permanente. Oggi tutte le professioni, abbiamo visto il Carlo Porta poco fa che ci presenta, che dopo forse 20 anni fa, no, un alberghiere era sufficiente, un diploma, oggi non lo è più. La stessa cosa anche per quanto riguarda servizi culturali dello spettacolo, che è l'indirizzo che segue forma i miei studenti, non è più sufficiente e necessita di una formazione sempre più specialistica, di un'innovazione tecnologica che i fondi della scuola pubblica non sono assolutamente sufficienti, e quindi è necessario stabilire insieme al territorio e alle aziende del territorio dei progetti, una progettualità che permetta agli studenti di vivere dei percorsi formativi che siano eccellenti. C'è un grosso problema, nel senso che forse, come è strutturata in parte la didattica tradizionale, la struttura della scuola in generale, richiede uno sforzo, lasciatemi dire, sovraumano da parte sia dei docenti. Rossana De Gennaro diceva anche straordinario. Anche straordinario, esatto. Cioè, sia dei docenti che, degli stessi docenti, e perché no, anche delle famiglie. Fortunatamente, appunto, grazie anche allo spirito di iniziativa dei docenti, no? Per esempio, noi ogni anno cerchiamo di portare ragazzi al Festival Religion Today di Trento, che è un famosissimo internazionale festival di cinema. Li portiamo a Bologna alla Cineteca, dove fanno corsi di ristrutturazione della pellicola, o quantomeno che vedono i processi, e poi dopo ovviamente dovranno formarsi. Quindi ci sono veramente tante bellissime cose. Il problema poi è che c'è un grosso scarto fra questi progetti, questa progettualità, e ciò che poi avviene in classe tutti i giorni. Le scuole di periferia solitamente sono scuole che accolgono studenti che non hanno una grande stima di se stessi, che non si ritengono magari altamente scolarizzati o scolarizzabili, si sentono magari appunto appartenere forse alla stessa area periferica di una città che non è certo una banlieue francese, ma sicuramente porta con sé situazioni un po' differenti dal centro cittadino, anche borderline, esatto, o di disagio, situazioni appunto magari anche semplicemente di disagio economico, oppure difficoltà, e quindi magari le scuole professionali spesso si trovano ad accogliere un numero anche abbastanza, no, corposo di studenti con difficoltà di apprendimento, e quindi tutto questo ovviamente richiede da parte della dirigenza, delle segreterie, dei docenti, delle famiglie, di fare appunto sforzi straordinari per arrivare poi con questa straordinarietà a dare un'opportunità, perché io credo che essenzialmente questo debba essere il lavoro di un docente: dare un'opportunità allo studente di trovare la propria strada e di inseguirla con coraggio, ecco. E tanto spesso il nostro sembra proprio un discorso proprio molto motivazionale più che didattico e formativo. E allora, questo fa parte anche dell'educazione. Certo, assolutamente. Che è oltre la didattica. È decisamente oltre la didattica, anche se appunto poi le nuove forme, le innovazioni, le metodologie ci permettono appunto di ottenere risultati che prima forse con un certo tipo di utenza non si potevano raggiungere. Però appunto i laboratori della mia scuola, senza l'aiuto di un'esperienza come la vostra,
è molto difficile che i nostri studenti possano raggiungere anche un livello, no, di professionalità come quello che per esempio avete qui voi, e, no, ed è diverso rispetto a magari a quello di una televisione generalista professionale come certo. possono essere quelle, i grandi network, e quindi appunto diciamo che sta in questo. C'è un grosso problema, perché questa straordinarietà, lasciatemi dire che apre un buco. A me piace sempre indagare le parti oscure delle grandi e belle cose che facciamo, è che questa straordinarietà, quindi questo numero gigantesco di ore, no, che ci serve per progettare e programmare, spesso non sono sufficienti per seguire il percorso singolo del ragazzo, perché questa dovrebbe essere l'ambizione, l'obiettivo di inseguire singolarmente il ragazzo e accompagnarlo verso la propria strada. È chiaro che con 700 studenti magari insomma non 700, 1334 al Carlo Porta, insomma qui siamo bei numeri, sì. Bei numeri. Io vi ringrazio molto, spero insomma, secondo me siamo riusciti un po' a dire tutto, non so voi, ma a me sarebbe piaciuto avere un dirigente scolastico, un professore così quando sono andata io alle superiori, quindi io vi ringrazio e sicuramente non sarà l'ultima volta che ci incontriamo davanti a queste telecamere. Grazie mille, vi lascio adesso a vedere un 5 minuti di una terza esperienza che è la Piazza dei Mestieri. La vicepresidente della Fondazione Piazza dei Mestieri e il direttore, buongiorno, grazie mille buongiorno. Per averci aperto le vostre porte. Benvenuti. Piazza dei Mestieri, un posto, abbiamo visto già da fuori, un po' diverso dal solito, no? Cristina? È un posto che mette insieme, un posto per i giovani intanto, ah, okay. Però siamo ben accetti anche noi. È un posto che mette insieme la formazione con il lavoro. Noi facevamo da anni formazione, ma ci accorgevamo che mancava sempre un pezzo, mancava il mettere le mani in pasta. Per cui uno può fare delle prediche, ma è una cosa diversa quando affronta la realtà. E quindi abbiamo voluto portare il lavoro dentro la scuola e lo vedrete. Perché diciamo appunto, è una scuola ti verrebbe da dire, ma poi cambi idea appena entri qua, no? Non è solo la scuola. No, non è solo la scuola, come diceva la Presidente, ci sono delle attività produttive, quindi l'idea iniziale, la Piazza dei Mestieri nasce dal 2004 a Torino, l'idea di portare a Milano anche questo modello con delle attività commerciali in cui i ragazzi possono sperimentare in prima persona. E la cosa interessante è che appunto appena entrate in Piazza dei Mestieri, diciamo, già si può capire questo, l'avete anche sentito forse, no? C'era un attimo di rumore perché vieni Valentina, seguimi, una delle prime attività che si possono incontrare sono quelle ad esempio di un bar, fondamentalmente io sono in questo momento in un bar, che però non è un bar come tutti gli altri, perché in questo momento sì, stanno lavorando, ma stanno anche studiando. Stanno studiando, i ragazzi sono ragazzi di prima, quindi stanno mettendo a frutto tutto ciò che hanno imparato durante l'anno, stanno prendendo anche i tempi con cui devono servire, ma questo è un bar aperto al pubblico, chiunque può entrare e consumare, per loro è fantastico, perché hanno a che fare col cliente insoddisfatto, antipatico, e immediatamente incontrano le difficoltà che vedranno dopo. Con questa alternanza breve noi riusciamo a mettere a punto ciò che loro... cui loro era sfuggito, ed è un bene per il territorio, perché diventa poi un luogo del territorio. Ecco, molto interessante questo, come Piazza dei Mestieri appunto non vive chiusa dentro le sue mura, ma fa un continuo colloquio proprio e una discussione con il territorio, a cui dà dei servizi veri e propri, possiamo dire, no? Sì, per esempio qua siamo nel municipio 2 di Milano e abbiamo iniziato immediatamente all'apertura a prendere contatto con quelli che sono le reti del territorio, la parrocchia qua di fronte, le altre società del terzo settore, le altre associazioni, e tra le varie cose ci apriamo al pomeriggio al territorio per quello che noi chiamiamo la casa dei compiti, la stiamo aprendo in questi giorni, cioè diamo la possibilità ai ragazzi di venire qua in piazza e di non solo fare i compiti, ma ancora una volta sperimentare con quello che sono le nostre particolarità, quindi con i laboratori, con anche a volte giochi, con attività varie. Venire qua in piazza è bellissimo, tra parentesi, proprio da quell'idea lì. Come le piazze di una volta, infatti, cos'erano? Le piazze di una volta tanto erano circoscritte ma aperte al territorio, si respirava aria, si imparava un mestiere guardando le botteghe artigiane, ma ci si incontrava tra generazioni diverse, etnie diverse, il problema dell'inclusione non c'era. È quello che speriamo accada qui, accade a Torino, a Catania e adesso anche a Milano.
E allora io direi che non siamo qua solo per berci il caffè che mi hanno offerto, fuori onda mi hanno offerto il caffè ed era anche molto buono, quindi devo dire che hanno insegnato molto bene ai loro studenti, ma noi siamo qua perché vogliamo vederla questa piazza. Allora portateci, allora fateci strada, prego, fateci strada, Valentina seguici pure, entriamo appunto quindi nel vivo di questa piazza dei mestieri, che anche la struttura è molto interessante perché da poco, no, è strutturata. Prego, no, prego, presidente. Vado io. Sì, è stato a novembre, ce l'hanno consegnata, era una banca, l'abbiamo affittata perché eravamo in attesa che il Comune di Milano ci desse degli spazi, ma alla fine volevamo partire. L'abbiamo ristrutturato utilizzando anche l'aiuto di Fondazione Cariplo e Nel Cuore, perché per fare una piazza ci vuole un territorio e quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, e per educare i ragazzi ci vuole un noi, quindi di nuovo tutti. Adesso allora siamo appunto, stiamo entrando proprio nella piazza, dove ci state portando? Prego, nella parte che noi chiamiamo servizi al lavoro, okay. Dove facciamo, ma forse Paolo guarda. Guarda, siamo nel job center, quindi una delle attività della piazza, direi un'attività importante, è quella poi di accompagnare i nostri ragazzi a quello che è l'inserimento lavorativo. Quindi certo la nostra metodologia, certo le attività commerciali, ma poi lo scopo ultimo è quello di accompagnarli. Il job center, come tutte le attività di piazza, è aperto a chiunque, quindi principalmente accompagniamo i ragazzi che frequentano la piazza dei mestieri durante tutto il giorno, ma poi è uno sportello aperto al pubblico, quindi chiunque entra e lo aiutiamo a reinserirsi nel mondo del lavoro. Eccoci di nuovo qui, puntata 132, non poteva mancare il nostro carissimo Walter Cherubini, presidente consulta periferie Milano, che insomma deve parlarci di un po' di cosette questa sera, quindi ti lascio subito la parola, Walter, perché i punti sono assai interessanti. Questa sera vorremmo centrare così una brevissima riflessione sul tema della partecipazione alla vita della città, perché è sempre evocata, però poi bisogna anche, diciamo così, favorirla. Perché io posso anche dire che tutti quanti devono partecipare, però poi se non organizzo e strutturo gli strumenti della partecipazione è chiaro che le cose non funzionano. In particolare avevamo posto questo tema nel cosiddetto decalogo dalle periferie per ripartire, che abbiamo elaborato anche raccogliendo tutta una serie di spunti. Al punto 2 appunto di questo decalogo, dove facevamo riferimento alla realtà degli Ambrogini, tutte persone, associazioni, enti che il Comune di Milano, quindi la città di Milano, riconosce come significative e importanti e che potrebbero dare in maniera organica, organizzata, continuativamente il loro apporto a seconda dei settori di competenza. Ecco, questo sicuramente è un lavoro che bisognerebbe fare e cercheremo anche di spingere per poterlo fare. In particolare sul tema della partecipazione ci riferiamo a due recenti iniziative, non tanto sulla sostanza, che poi però influisce sulla sostanza e il metodo dell'organizzazione. Uno è in vista del 2023, la manifestazione dell'architettura che ci sarà a Milano. Negli scorsi giorni è stato fatto così un'anteprima. Il tema è Waiting for Peripheries e attendendo le periferie. Mettiamolo in questa maniera che è molto più semplice, mm-hmm. Anche i periferici riescono a capire per certi aspetti. Un po' più di italiano, ci serve. Ma è un tema anche di comunicazione, se siamo a Milano, per carità, città internazionale, ma nel momento in cui ci riferiamo un po' alle nostre anche periferie, al tema nostro, milanese, anche un linguaggio può servire. Ma al di là di questo, il tema però che abbiamo riscontrato è che non c'era una comunicazione. Abbiamo brevemente fatto un'indagine con Campione di realtà che normalmente operano sul territorio periferico, da associazioni, giornali di zona, anche docenti universitari che normalmente
sono impegnati in associazione sul territorio periferico. Ecco, nessuno sapeva di questa iniziativa che si è tenuta in triennale a Milano e precedentemente al Politecnico di Milano. Quindi quello che ci sembra opportuno segnalare è che se poi si attendono le periferie, se non sanno di essere attese, sarà anche abbastanza difficile che riescano a rispondere anche a queste chiamate cittadine che secondo noi sono importanti. E appunto, traguardando al 2023, in questa iniziativa, che è una delle varie iniziative che ci sono, ma noi diciamo sempre che ogni iniziativa è un'occasione, l'importante è connetterla con le altre, no? Che non rimangano mondi separati, tante celle di un alveare che non comunicano tra di loro. È interessante questa tua suggestione, attendendo, aspettando le periferie, ma le periferie non sanno di essere attese, quindi insomma bisogna riattivare questa comunicazione. Comunicazione che, stando un po' nel nostro italiano, alla fine cosa vuol dire mettere in comunione? Quindi far partecipare le persone, direi, giusto? E questo qui è proprio valorizzare le persone, questo qui è uno dei temi sicuramente importanti. Ecco, l'altro aspetto è legato a un'iniziativa specifica, che è quella del dibattito pubblico sullo stadio San Siro, sulla proposta di nuovo stadio San Siro. Che stiamo seguendo anche con il nostro direttore. Ecco, che poi appunto Milano News la segue in maniera specifica, ma a noi interessava rilevare una cosa, e cioè che le comunicazioni con le date del dibattito sono state inviate anche chi aveva chiesto di partecipare lo stesso giorno, cioè alla mattina per il tardo pomeriggio. Ecco, se noi vogliamo incentivare la partecipazione, è chiaro che bisogna anche misurare la nostra organizzazione sulla scorta dei potenziali partecipanti, perché altrimenti poi ha ragione il mio, anzi siamo costretti a dar ragione al mio vicino di casa, che vedendo che andavo a partecipare a questa cosa fa: sì, ma è uno scotto che chi vuole fare determinate cose deve pagare, e quindi va bene, facciamo anche la partecipazione, è per quello che gliel'hanno detto la mattina per il pomeriggio, no? Ecco, quindi a seconda di come si fanno le cose, questo manifesta anche l'attenzione che c'è, altrimenti uno fa le cose esattamente per se stesso, per i motivi suoi. Allora, questi due sono due elementi su cui noi non vogliamo calcare la mano, ma ci servono un pochettino come campanello d'allarme. Allora, la partecipazione è importante, ecco, cerchiamo di non dissuadere alla partecipazione con modalità che non la favoriscono, anzi la rendono puramente casuale e incidentale. Invece diamo gli ultimi due, mi sembra, appuntamenti per Periferia ATMI. Prossimi, non gli ultimi, prossimi. Sì, Periferia ATMI è ripreso con il calendario con 20 appuntamenti il 16-18 di settembre scorso e prosegue ancora per i mesi di ottobre e novembre, quindi questo mese di ottobre sarà in particolare articolato sulle tre giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23. Con vedremo quanti appuntamenti, perché ogni volta in base alle realtà, oggi sono 41 realtà associative che hanno la possibilità di mettere in piedi questi, come li chiamiamo noi, sopralluoghi accompagnati in vari luoghi della città, musei piuttosto che aree di campagna, piuttosto che borghi. Ecco, ci sarà questo sul sito periferiaartmi.it. In particolare domani al negozio civico Chiama Milano, tra le 17.45 e le 19.15, faremo una riunione dove abbiamo invitato tutte le persone che in questo periodo, in questi due anni meglio, hanno consentito l'effettuazione di 259 sopralluoghi accompagnati, come li chiamiamo noi, e proprio anche per rivedere e nella ripresa, diciamo così, autunnale, che non sempre è semplicissima dopo il periodo estivo, di individuare anche nuove modalità per rendere più efficace l'iniziativa
e appunto connettendola anche per esempio con alcune iniziative verso il centenario degli antichi comuni milanesi, ma anche con il progetto Cori per le periferie, che appunto adesso sta riprendendo dopo il blocco di questi due anni, ma ricordiamo che grazie alla disponibilità anche qui di 40 cori amatoriali, due terzi di Milano ma un terzo anche di fuori Milano, hanno consentito di sviluppare nel 2018-2019 circa 110 concerti ad ingresso gratuito, quindi una mole significativa per dire che la realtà milanese è sicuramente ricca, sì. Però bisogna fare la fatica anche di andare a riconoscerla, sì. Non solamente di invocare con degli appelli o delle call, come si dice adesso, facciamo la call e va bene. Ecco, questo qui diciamo benissimo. Che è un po' la sostanza. Sempre. Grazie mille, noi ci ritroviamo qui martedì prossimo e grazie a voi di averci seguito. Mi raccomando, continuate a rimanere connessi e magari anche condividete il nostro Focus Periferie. Buona serata a tutti.